Si può sapere cosa stai facendo? Non si nota? Sto mangiando. No, non sto parlando di quello, e lo sai benissimo. Ah, no? Non capisco di cosa stai parlando, seriamente. Ah, come devo fare con te? Ehi, guarda che ti sento. Sì, dicevo. Hai intenzione di lasciare il canale così? Non avevi tanti progetti in mente? Hai intenzione di lasciarli? Lo sai che non posso. Il mio PC inizia a non sopportare più tutta la pressione che gli sto mettendo addosso. Smettila di inventare scuse. Hai comprato un portatile proprio per questo, no? In modo da avere qualcosa con cui editare, mentre racimolavi soldi per un nuovo PC. Anche se fosse ormai ammollato, non ho più voglia di editare i video, tanto a che serve? Cioè, ormai con tutte queste pause nessuno guarda più i miei video, sono sempre fermo allo stesso numero di iscritti e quando provo a portare qualcosa di nuovo nessuno se ne accorge oppure semplicemente non gli piace. Ancora con questa storia? Sì, è vero che certi tuoi video non vengono considerati, ma certi tuoi video hanno tantissimi visual e sono piaciuti davvero tanto. Non farti abbattere da queste sciocchezze. E poi non dovresti tornare proprio perché i tuoi iscritti non sono cambiati? Loro ci tengono a te. Altrimenti se ne sarebbero già andati dopo che hai pubblicato il video di scuse. Sì, ma... Niente ma. Loro ti stanno aspettando. Voglio vedere ciò che hai in mente. Voglio vedere se sei in grado di essere qualcosa in questa community italiana di YouTube. Hai ragione. In fondo io non ho destino. Posso diventare ciò che voglio, no? Bene. Ora va a vestire e mettiti a registrare che sono stufa di morire in mid perché qualcuno non mi sa usare per bene. Mi correggo. Registro e poi risolviamo questa faccenda. Sì, certo. Ah, come devo fare con lui?